Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per un altro piccolo video tutorial. Come dico sempre io, non sono un maestro, rispondo semplicemente in una maniera alternativa alle email che mi arrivano. Mi arrivano diversi tipi di email, dai filtri a come scatto, che tecnologia usa. In rete si trova spesso purtroppo materiale solo in inglese e cerco di essere una specie di video corso gratuito a tutti voi per far vedere come scatto io e se uso fotomontaggi piuttosto che uno scatto unico, se uso filtri. In questa lezione mi sono arrivate diverse email, mi chiedono come ho eseguito questa immagine. Ok, questa immagine l'ho eseguita con un 8 mm, con la mia Nikon D300, la mia fedele Nikon D300. Ci sono diversi errori che il più gli hanno visti e magari si sono anche messi un po' a ridere, ma come dico sempre io, scattare è anche una maniera di divertimento. E se la foto non piace, fa lo stesso, io la faccio per il mio gusto personale. Questa fotografia, diciamo, un errore abbastanza grande è questa parte illuminata, come vedrete, un po' troppo. Ok, perché il mio errore che non ho calcolato l'8 mm, ero molto vicino a questa specie di lapide, accendendo la luce, la torcia a mano, logicamente ho bruciato il fotogramma, ma potrei anche non inserirla volendo, nel senso che questa immagine qua potrei tranquillamente evitarla di inserire. Le immagini sono 32, ok, le possiamo vedere, questa è l'immagine del fuoco in alto, poi c'è questa che non ho messo perché era secondo me esagerata, questo è il fuoco laterale e via dicendo. Come vedete, se faccio scorrere le fotografie un pochino si nota il giro del nostro dell'effetto polare della stella che ho voluto dare. Ok, adesso selezioniamo tutte queste immagini qua e facciamo un semplice esporta e fra un attimo andremo a aprire questo programma. Io uso il Macintosh, esiste anche per PC o per Linux, quindi questo non è nessun tipo di problema. Ok, abbiamo esportato tutte le nostre immagini, sono tutte in questa cartellina qua. Ok, come vedete possono sembrare abbastanza scure, ma calcolate che è una somma. Logicamente per molti sono scure. Io personalmente le adoro scure perché per me il sinonimo del tipo di fotografia che ho scattato dovrebbe risultare più il cielo stellato che altri elementi. Ok? Allora, come vi ho detto, apriamo il programma gratuito. Andiamo in questo pulsante qua, selezioniamo tutte le foto e le carichiamo. È abbastanza veloce. Settaggi di questo programma sono abbastanza minimi, non è che è massima qualità, background nero, quindi per avere logicamente un contrasto maggiore e poi niente, la lingua c'è solo inglese, no, inglese, tedesca, sì, esatto. Comunque ci sono quattro pulsanti. Ok, se noi prendiamo e processiamo tutte queste immagini in un colpo solo, ah no, perdono, non ho processato, ho cancellato. Ok, qua come vedete sono tutti pulsanti abbastanza facili da ritrovare. Ok, come vedete l'immagine si sta creando davanti ai vostri occhi, quindi per farvi capire che il fotomontaggio è stato minimo. Poi pian piano arriveremo dove ci sono tutti i colpi di luce, ok? Come vedete. Ok, qui vi dice che sono state processate 33 immagini per XT. Logicamente, come vi ho detto, questa parte qua a me personalmente non piaceva perché il risultato è, vi ricordo, questa qua. Quindi cos'è? Per eliminare questa fotografia qua sono diversi modi. O rimportiamo tutto escludendo questa foto qui, quindi la 1266, o andiamo qua e praticamente depenniamo la fotografia in questione, ok? Che è questa qua. Quindi possiamo o eliminarla o fare cancella tutte le immagini, spostarla dalla cartellina proprio brutalmente, riselezionare tutto e riprocessare tutte le immagini.
Come vedete, ci sono altre cose che non potrebbero andare bene, tipo questo qui di sicuro un aereo, però insomma ci sono altri fuochi. Come vedete, eccola qua la fotografia processata. Come notate, adesso 32 foto invece di 33. Ok? E questa è la fotografia. Se logicamente questa foto non ci piace, possiamo sempre andare a vedere che è la 12:68, ce l'andiamo a cercare qui in questo caso. Tiriamo via, ok, e riprocessiamo tutta l'immagine. Ok, basta ritornare sul processo, avendo praticamente tirato via il baffo alla 12:68, apparirà il fotomontaggio, definiamolo, senza quell'elemento che potrebbe dare disturbo, ok? E via dicendo, potrei anche eliminare tutti queste fotografie e fare semplicemente un cielo stellato. Come si fa? Allora facciamo clear, ritorniamo sopra la nostra cartellina incriminata, magari decidiamo di tenere solo un fuoco, apriamo il nostro programma, ricarichiamo la nostra cartellina e riprocessiamo. Io in questo caso ho esportato in JPEG alla massima risoluzione, potete anche per fare le prove anche a bassa qualità. Ok. E voilà, e la fotografia è pronta. Salvare l'immagine la chiamiamo demo video, la salviamo, mi dice che è stata salvata correttamente e ce la andiamo a vedere. E voilà, un errore di questa foto è la mancanza di dettaglio nella polare, dovuto semplicemente che ho scattato per poco tempo, dovevo circa scattare per almeno 2 ore e mezza/3, però era venuto freddo, avevo finito la birra, quindi sono tornato a casa. Vi lascio commentare qui sotto al mio blog se volete ulteriori chiarimenti, consigli o qualsiasi altra cosa. Se a qualcuno non è piaciuto il mio video, vi prego di non scrivere parolacce, prendo i commenti anche negativi, ma mi dispiace poi non pubblicare commenti perché ci sono delle parole volgari che secondo me non ne vale la pena. Ok, rimango sempre a vostra disposizione, il mio indirizzo è davideibiza@gmail.com per qualsiasi domanda o consigli o magari se siete in zona per andare a scattare insieme tutti con una birra in mano. Ciao a tutti!